21 congresso provinciale della FABI di Milano, un giorno molto importante dove si rinnovano gli organismi del nostro territorio, quindi del SAB di Milano. Il momento è particolare, storicamente molto difficile, stiamo vivendo da poco la disdetta appunto del contratto che cerchiamo in ogni modo di andarci a riprendere. Come dice Lando Maria Sileone, il nostro segretario generale, noi ce lo dobbiamo andare a riprendere, noi abbiamo la maggiore responsabilità perché noi rappresentiamo i bancari. Noi stiamo combattendo tutto questo, cercheremo di contrastarlo nel migliore dei modi. Il primo passo che abbiamo riaffrontato è stato lo sciopero del 31 ottobre. Noi chiediamo che le banche siano amministrate bene, la gente competente che non sappia dire sempre le stesse cose e non sappia sempre proporre l'unico motivo, taglio dei costi, taglio degli organici. E non solo i 300.000 bancari, ma anche tutte le famiglie che stanno dietro, che per avere questo tipo, per avere una vita più serena, per poter avere maggior tranquillità, devono avere una base stabile, una solidità familiare stabile, che principalmente per noi è rappresentata dal reddito, quindi dalla stabilità del lavoro. Prima, alcuni anni fa, c'era molta distanza tra i bancari e i cittadini. Oggi questa cosa non c'è più, quindi credo che le banche ne debbano tener conto e spero, confido che nei prossimi giorni ci possa essere un'apertura al confronto seria, senza pregiudizi, che possa portare alla banca del futuro. A Milano è la piazza bancaria più importante d'Italia, qui è il cuore della vicenda, tant'è che abbiamo visto l'adesione allo sciopero è stata massiccia proprio qua in Lombardia e credo che questo faccia riflettere molto. Noi pensiamo, come Stato di Milano, siamo sempre stati punto di riferimento dei bancari e il ruolo è importante, si crescerà sempre di più. Nel SAB di Milano, come potete benissimo contrastare, abbiamo cercato di anche qui rinnovarci, cercando di mettere più giovani possibili, c'è una forte presenza femminile, cercheremo, e il mio mandato quadriennale ha anche come scopo, visto che comunque sia non sono più giovane neanche io, di rinnovare il più possibile nel mantenimento di quella continuità e nell'attaccamento che noi abbiamo verso la FABI, perché la FABI comunque, al di là delle persone, deve continuare a essere presente nel territorio.